RAI e AIRC uniscono le forze, rinnovando ancora una volta il loro impegno per dar vita a una settimana di informazione e di sostegno alla ricerca, che coinvolge proprio tutta la RAI, TV, radio, TG, GR, web e social, in una vera e propria staffetta tra reti e testate. Un grande sforzo divulgativo e di servizio pubblico che vede uniti RAI e AIRC con il comune obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e la corretta informazione sul tema del cancro attraverso la voce dei protagonisti della ricerca, ricercatori, medici, volontari e persone che hanno superato la malattia. Al microfono Carlo Conti, uno degli ambasciatori dell'AIRC. È l'obiettivo da 22 anni a questa parte di questa campagna meravigliosa e questo gioco di squadra fra AIRC e RAI, sembra un gioco di parole, AIRC e RAI, ma è reale, e noi ci mettiamo la faccia, cerchiamo di far capire quanto sia importante la ricerca e facciamo questa raccolta fondi importantissima che va a finanziare i tanti ricercatori. Come avete visto stamani ha parlato un ricercatore, un professore importantissimo, che la cosa bella ha lasciato gli Stati Uniti per tornare in Italia a fare ricerca in Italia grazie appunto ai fondi dell'AIRC. Con pensiero a Fabrizio Frizzi, doveroso. Fabrizio, dovevamo fare lo speciale insieme, mi ha fatto sto scherzetto, ma spero che torni presto perché abbiamo bisogno di lui. Oltre a Carlo Conti saranno moltissime le trasmissioni e i conduttori che hanno scelto di scendere in campo a fianco della ricerca sul cancro, ciascuna secondo le proprie caratteristiche. La RAI ormai ha questa partnership pluriennale con l'AIRC ed è giusto che sia così perché è un servizio pubblico, è un servizio che poi facciamo a tutti quanti noi e noi che siamo, come dire, dei privilegiati, dei fortunati, abbiamo il dovere e anche il piacere di poter contribuire alla ricerca invitando voi a dare, voi, noi, tutti quanti, perché tante volte buttiamo dei soldi senza neanche rendercene conto, ma tante piccole gocce poi fanno un mare di finanziamenti che sono fondamentali per la ricerca. È molto importante perché la ricerca non si ferma mai. Assolutamente, è fondamentale. Io sono sempre vicino all'AIRC perché due cose importanti, dice l'AIRC, e questo l'ho riscontrato sulla mia pelle: la prevenzione precoce nella maniera più assoluta, quindi le donne e gli uomini devono assolutamente, perché a me la prevenzione precoce, mi disse Veronesi, mi ha salvato la vita, perché sono stata operata 19 anni fa di un carcinoma lobulare in situ al seno, e quando andai da Veronesi, dal grande professor Veronesi, che ricordo sempre con immenso affetto, mi disse: ti ha salvato, brava, sei stata brava, hai fatto una prevenzione precocissima. E poi chiaramente quello che hanno detto tutti i professori oggi qui in conferenza stampa alla RAI, è fondamentale aiutare l'AIRC perché il cancro va avanti, si trasforma, e noi dobbiamo aiutare la ricerca a capire queste trasformazioni, a corrergli appresso e a fare delle cure mirate contro questo bastardo, si può dire. E però ci stiamo riuscendo, non bisogna mollare, quindi siamo tutti vicini all'AIRC, aiutiamo la ricerca. Tutto questo sarà anche l'occasione per coinvolgere i cittadini a sostenere concretamente con una donazione le nuove sfide dei 5.000 ricercatori AIRC impegnati ogni giorno a rendere il cancro sempre più curabile. Nicolò Cantucci, direttore generale AIRC. E anche quest'anno, per raccontare gli enormi progressi compiuti alla ricerca che non si stanca mai. No, i nostri ricercatori accendono la luce del loro laboratorio tutte le mattine alle 8, entrano, hanno 102 milioni di euro che gli italiani gli hanno donato l'anno scorso. AIRC ha fatto il suo bando e li ha erogati a tutta questa gente, solo ai migliori, ma sono 5.000 persone che dalla mattina alla sera, tutti i giorni, vogliono far fare un passo in più alla conoscenza che già abbiamo, quella conoscenza che ad oggi è riuscita a garantire la curabilità del cancro per il 57% delle persone che hanno avuto una diagnosi di cancro negli ultimi 5 anni. Questa percentuale non ci soddisfa, ci sono ancora tanti nostri concittadini che non ce la fanno. Quello che noi faremo in questa settimana sarà ricordare ai cittadini cosa possiamo fare per non averlo il cancro. Una parte di questa
diagnosi risiede anche nelle scelte di vita che noi facciamo, le nostre scelte alimentari. La seconda cosa che faremo sarà chiedergli del denaro per finanziare la migliore ricerca italiana, che è la risposta per tutte le persone che hanno avuto una diagnosi di cancro e lo devono curare. E poi ci sono Stefania, giovane ricercatrice in rappresentanza dei 5.000 scienziati AIRC, di cui il 52% sono under 40, Barbara, che a 8 anni ha fatto i conti con il cancro e oggi è una mamma solare, e Valerio, farmacista e volontario in rappresentanza delle 20.000 persone che sono a fianco di AIRC sul territorio. Tutti e tre possono quindi testimoniare da punti di vista diversi che la ricerca scientifica oggi è l'unica arma che abbiamo per sconfiggere il cancro. E lei proprio ha dedicato una vita alla ricerca. Sì, esatto, una vita intera alla ricerca e a tutte le attività scientifiche che possono portare a una migliore conoscenza di quello che è il cancro in generale e di come funziona il cancro e quindi di come affrontare le cellule del cancro. Sì, un'intera vita, sono ancora giovane, ma fino adesso direi che ho fatto quello in tutti i giorni della mia vita. Non ci si stanca mai di sensibilizzare e soprattutto di adottare una parola sola, prevenzione. Beh, la prevenzione è fondamentale, sensibilizzare verso la prevenzione è fondamentale, tra l'altro AIRC si adopera quotidianamente in questo, sia in tutte le sue attività diciamo nel web, ma anche andando nelle scuole, andando appunto nelle piazze a sensibilizzare per la prevenzione. Anch'io stessa faccio delle giornate nelle scuole per sensibilizzare alla prevenzione del cancro. Tante persone, quindi si racconteranno anche le storie di tante persone che hanno lottato contro questa terribile battaglia e hanno vinto. Sì, ecco, la mia storia fa proprio parte di questo gruppo. Io all'età di 8 anni mi sono accorta di essere affetta da un osteosarcoma di quarto grado. Era all'epoca una condanna a morte, parliamo del 1995, in cui il 33% di bambini malati di cancro sopravviveva e quindi la possibilità di guarire era nettamente poca. Invece contro ogni possibilità abbiamo appunto battuto qualsiasi canone e eccomi, oggi ne parlo e sono testimonial della ricerca. Dunque per un'intera settimana, dal 30 ottobre al 5 novembre, i programmi televisivi e radiofonici con le testate giornalistiche, il web e i social diventano, come dire, la cassa di risonanza del lavoro silenzioso dei ricercatori che giorno dopo giorno lavorano per costruire un futuro libero dal cancro. Come ogni anno, e questo è molto importante per una serie di ragioni. La prima perché abbiamo i numeri e sappiamo che nel 2016 i pazienti guariti da tumore dopo 5 anni sono stati in media il 57% e negli anni 90 la media era il 33%, quindi si è raddoppiata nel giro di 20 anni il numero dei pazienti guariti, questo grazie alla ricerca che ha bisogno ancora di tanti finanziamenti perché alcuni tumori purtroppo non hanno ancora una percentuale elevata di guarigione. Noi dobbiamo insistere e finanziare i giovani per poter trovare sempre più cure personalizzate, individualizzate. Ecco, stiamo andando verso la capacità di individuare quel tumore in quel paziente e provare a colpirlo con le stesse armi che lui usa, che sono le armi che lui utilizza per crescere, il cosiddetto metabolismo, l'energia, la sua benzina. Bene, noi diventeremo dei benzinai che stopperanno il finanziamento dei tumori. Siamo impegnati in questa campagna per la ricerca sul cancro, ci teniamo particolarmente, io soprattutto come testimonial, quindi rappresento i 3 milioni di malati di cancro guariti proprio grazie a quelle che sono le ricerche di oggi. Abbiamo appunto potuto constatare che quello che oggi è sui banchi della ricerca, tra 10 anni lo avremo come cura effettiva, quindi sul cancro, e mi sembra questa la motivazione più importante per partecipare a questa raccolta fondi.